Grazie per essere venuti qui anche questa serata piuttosto afosa. Speriamo di rinfrescarla un po' con queste ultime parole sull'arte. Ultime parole perché siamo giunti alla fine di questo nostro percorso attraverso l'arte del Novecento. Questa iniziativa della Proloco Turiaco, che gode del patrocinio della Fondazione della Cassa di Risparmio di Gorizia, della provincia di Gorizia, dell'amministrazione comunale di Turiaco, della banca di credito cooperativo di Turiaco e che è organizzata appunto dalla Proloco Turiaco. Anzi, approfitto per portare il saluto da parte dell'assessore provinciale Mara Cernis della provincia di Gorizia, che non ha potuto essere qui e ha già presenziato da alcune delle nostre serate, non poteva essere qui stasera e ci porge appunto il suo saluto. Siamo verso la fine appunto, quindi è l'ultima serata, abbiamo voluto dedicarla alla scultura, ma innanzitutto prima di iniziare dobbiamo ringraziare coloro che ci hanno ospitati qui, la famiglia Tonca. Ed ultimo appuntamento con la grande arte del Novecento, questa sera da Turiaco, quindi la Proloco gioca in casa, parleremo della grande scultura del secolo breve, la grande scultura del Novecento da Rodin e Medardo Rosso, che sono i due artisti che traghettano l'Ottocento verso le innovazioni del Novecento, fino ai grandi realisti con Francesco Messina e Antonio López García, per arrivare alle scomposizioni astratte di Fontana, Brancusi e di tutta quella generazione di artisti che avrebbero poi caratterizzato la grande dimensione della scultura del Novecento. Bene, buona visione. La poesia in realtà nel Novecento cosa va a perdere? Va a perdere il concetto di poeta vate, di poeta illuminato, di poeta sacro. Quindi la figura dell'autore di poesia si ritrova a riflettere soprattutto su di sé, sul suo ruolo e deve mettere in gioco altre modalità espressive. La musica si è sviluppata, il jazz, la musica classica è diventata sempre più concettuale, il cinema soprattutto, che ha sostituito attraverso la visione la vecchia scrittura narrativa e descrittiva. Che rimaneva all'autore di poesia nel Novecento? Sostanzialmente cercare di esprimere come funziona la mente e il cuore umani. In diversi modi, raccontare la condizione umana, stringere o allargare il focus del cannocchiale sull'interiorità. Nel frattempo anche dal punto di vista culturale, le varie scienze, l'antropologia, la psicanalisi, la sociologia, avevano illuminato vari aspetti, no, della condizione umana, ma mancava quell'immaginazione che nutrisse e desse una qualche fertilità nuova alla possibilità espressiva e al racconto di sé che l'umanità nei secoli ha sempre fatto. Alberto Giacometti, vedete questo uomo che cammina qui? Questo lo conoscete perché si è visto diverse volte. 1960-61, l'homme qui marche, l'uomo che cammina. Giacometti non è italiano, è svizzero. E pensate che lui fece diversi tentativi così per affermare il proprio stile. Alla fine disse: ma io perché devo guardare avanti? Guardo indietro per poter andare avanti. Ma cosa vuol dire questo discorso? Vuol dire niente. Invece vuol dire qualcosa. Perché lui cosa fece? Fece un'altra operazione molto intelligente. Andò a recuperare un vecchio modulo del passato.
Ricordate la famosa Ombra della Sera del Museo Guarnacci di Volterra? L'avrete vista, credo, perché è un museo che si vede molto volentieri e si visita molto volentieri quando si va in Toscana. A Volterra c'è il Museo Etrusco e c'è quest'opera fondamentale, l'Ombra della Sera, che quest'uomo lungo, sembra un uomo alto 5 metri, in realtà la scultura è molto piccola. Allora Giacometti cosa fa? Forte di questa esperienza della scultura etrusca, che porta una sorta di stilizzazione estrema, che anticipa anche Modigliani, millenni prima, decide di rappresentare, sulla scorta di una sua cultura molto vicina all'esistenzialismo di Sartre, di rappresentare l'uomo nel disagio, nello smarrimento contemporaneo. Quest'uomo che cammina, dove va? Da nessuna parte. Esce, cammina, dove? Non si sa.